Il presidente del Lions Club Taormina, Alfio Cristaudo, un anno veramente molto intenso. Ecco, come si è svolta la sua attività? L'attività si è svolta in linea con le direttive del nostro governatore distrettuale e del Lions International. Sono stati svolti diversi service tematici, medici e non, come la fragilità ossea degli anziani, contro la violenza di genere, la donazione degli organi, e responsabilità sociale dell'impresa nei confronti dell'ambiente, che hanno visto coinvolto anche il mondo della scuola con delle rappresentanze di studenti e insegnanti. Stavamo dicendo particolare attenzione al mondo della scuola e quindi ai giovani e quindi il nostro futuro. Sono stati svolti dei service tradizionali come un poster per la pace, ma anche dalla cultura dei diritti alla cultura dei doveri, e poi un nuovo service ideato quest'anno, un albero in affido. Di fatto consisteva nel affidare 200 alberi di varietà autoctone fornite dal vivaio regionale Flascio di Randazzo ad altrettanto studenti della quinta e prima media della scuola di Taormina che se ne prendessero cura per l'intero anno. Di fatto la finalità era abituare i ragazzi, i giovani, gli uomini di domani a prendersi cura dell'albero che rappresenta un po' l'ambiente. Attenzione anche alle fasce meno abbienti, abbiamo aderito ad aggiungere un posto a tavola appunto per portare degli aiuti concreti alle persone meno felici, meno fortunate. Attenzione particolare e vicinanza verso le forze dell'ordine, verso l'amministrazione comunale che rappresentano il territorio. In questo quadro si può inquadrare anche un nuovo service che è stato ideato quest'anno, il primo concorso Lions per Taormina. Un concorso di idee per migliorare o fare delle proposte per la città di Taormina, che ha destato particolare interesse anche nell'amministrazione comunale, al punto che ha concesso anche il patrocinio. È stato fatto un rinnovo di gemellaggio internazionale, un nuovo gemellaggio. L'anno si è chiuso con i premi Taormina, che è una edizione biennale che si tiene dal 1960, dalla fondazione del nostro club, e premia le personalità siciliane che sono particolarmente distinte nel mondo dell'arte e della cultura e nel mondo imprenditoriale. Infatti proprio si chiama Premi Taormina per l'arte e per la scienza. Si sente soddisfatto di quest'anno di grande attività? Io mi sento assolutamente soddisfatto dell'anno trascorso, e però devo ringraziare chi sono i veri attori di quest'anno, cioè dire il consiglio direttivo e tutti i soci che direttamente o per il tramite di comitati appositamente costituiti sono stati la vera struttura, i veri attori di quest'anno appena trascorso. Vuole lanciare un messaggio al futuro presidente del Lions Club di Taormina? Che possa fare di più e di meglio. E questo è l'augurio che faccio.